Allora, noi siamo gli Stragatti, siamo di Salerno, trio di rock and roll e rockabilly. Ci siamo formati nel 2010. La scelta di questo genere è dettata dalla passione per il genere. Ci piace suonare questo genere, quindi era inevitabile suonare questo tipo di musica. Fa divertire, ci divertiamo noi, fa divertire le persone, quindi mi sembrava un connubio perfetto. Come abbiamo cominciato a suonare gli strumenti? Io mi sono approcciato alla chitarra per emulazione. Stavo al liceo, c'erano altri ragazzi, i miei compagni che suonavano, e io più o meno per invidia e per emulazione mi sono messo a studiare, a suonare anch'io. Sono completamente autodidatta, non ho mai studiato in maniera, come dire, canonica. Quello che ho imparato a fare in tutti questi anni è solo frutto dell'esperienza e della volontà di suonare. Mi chiamo Luciano, vivo a Torrione, sono negli Stragatti. Mi sono avvicinato al contrabbasso quando all'età di 10 anni ho sognato Peppe Pizzicchio. Che mi diceva: tu devi suonare il contrabbasso perché acchiappi un sacco con le donne. Allora io ho iniziato a suonare il contrabbasso, però non è vero, non si acchiappa con le donne, quindi bambini non imparate a suonare il contrabbasso, suonate la batteria. Sono Max, in realtà non so perché ho cominciato a suonare lo strumento e perché ho cominciato a suonare con gli Stragatti, non lo so, ditemelo voi, voglio, perché io non mi ricordo. Stavi ubriaco? Scartato subito. Stavi ubriaco allora. Allora, personalmente io ho cominciato ascoltando inizialmente Elvis, poi sono passato a Brian Setzer e gli Stray Cats, il motivo per cui si chiamano Stragatti in qualche maniera. Io un po' tutti gli artisti in generale, dal jazz al pop al rock, un po' tutti i generi, artisti in particolare adesso non me ne vengono in mente, però diciamo un po' tutta la musica a 360 gradi. Io mi ispiro a Dave Weckl, un batterista anni 80, sono figlio degli anni 80, quindi è inevitabile. Come ci siamo incontrati? A una saletta di... Vabbè. Si suona, generalmente i musicisti si conoscono mediamente. Casomai c'hai un progetto di una serata che devi andare a fare, ti manca qualche elemento, allora... Oh, conosci un bassista? Sì, sì, conosco Luciano. E allora poi parlavo con lui, dicevo: ma Luciano, mi servirebbe un batterista, dobbiamo fare una serata, sei un batterista. E lui dice: oh, sai, c'è un amico mio che può suonare... Mi ha pensato, questa più o meno è la dinamica, fondamentalmente, perché tra i musicisti ci si conosce, quindi... Allora, gli Stragatti fanno un saluto a Radio Asharam, ciao Radio, da Into Street, e a Dome a Mimmo, che ci ha ospitato qui stasera. Ciao ragazzi!